Buonasera a tutti, buonasera su Radio Truman TV e saluto gli amici di Radio Truman, gli amici di Arte Bella Riva e anche stasera siamo all'appuntamento con l'arte e vi presento la prima rubrica che è quella a cura di Simone Bertolli, Pensieri della Sera, che affronterà un argomento diciamo molto di attualità e poi subito dopo la rubrica di Elena Bini, Residenza d'Artista, che ci presenta Christian Tempo. Vi invito a mettere il like ai nostri canali Facebook di Arte Bella Riva Firenze e di Truman TV e di iscrivervi ai nostri canali YouTube. Vi lascio alla visione, a dopo. Ciao. È tempo di tamponi. Tamponi di tutti i tipi: nasofaringei, salivari, orofaringei, rinofaringei, nasale anteriore, nasale del turbinato medio, antigenici. Tamponi per test molecolari, immunologici, sierologici, immunoassorbenti, di neutralizzazione. Di questi sentiamo parlare maggiormente nell'ultimo periodo, ma ci sono tamponi auricolari, cutanei, cervico-vaginali, congiuntivali, rettali, uretrali. Tamponi, 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 un tampone per tutto. E allora mi piacerebbe pensare a tamponi che potessero scovare chi non paga le tasse, abusivi dell'edilizia, lavoratori in nero, furbetti del cartellino, aguzzini, strozzini, truffatori e ladri. Pensate a come sarebbe bello veder girare per strada carabinieri in uniforme bianca armati di maxi cotton fioc pronti a ispezionare le narici degli ignari passanti per provarne l'integrità morale. Penso alle aule dei tribunali di oggi dove gli avvocati, i difensori dei malfattori sono avvezzi a lavorare per mesi, anni, lustri, rovistando faldoni, referti di visite mediche e psichiatriche, reperti materiali e immateriali, avventurandosi in prolisse esposizioni difensive, costruendo teorie, ipotesi, supposizioni e congetture, preparandosi così con astuzie all'arringa finale. Quando poi, invece, in pochi minuti, giudici togati con in mano uno spazzolino sturerebbero narici bioccolose per ritirarsi a decidere il verdetto di colpevole o innocente in funzione che quel buco risulti sensibile o insensibile al reagente. Carceri dove campioni biologici di qualsiasi tipo e natura sarebbero raccolti con cura ogni giorno per misurare la carica virale dell'angheria del reo al fine di capire il livello di rischio e stabilire della sua riabilitazione o pentimento. E così tutti i giorni ci sarebbero migliaia di tamponi da analizzare per comprendere il coefficiente RT ed evitare che la nostra società ne sia contagiata. Limitazioni, restrizioni e blocchi si sprecherebbero. Zone gialle, arancioni e rosse a luce fissa, lampeggiante o stroboscopica che parrebbe d'essere in discoteca. E allora vaccini come se piovesse. Immagino il proliferare dei virologi a sentenziare, negli studi televisivi, quanti siano i giorni di quarantena di un malato affetto da borseggio virus rispetto ad uno di evasore cocco. Penso al turbinio dei laboratori farmaceutici impegnati a rigovernare provette e alambicchi, a mettere sui becco Bunsen Becher e matracci, passare al microscopio sedimenti organici di ogni misura e forma per produrre sieri schermanti. È così che si potrebbero avere vaccini per sanare bilanci di comuni e regioni. Paesaggistiche perfette dove taverne, finestre a tetto, verande, rimessaggio e villette in aree protette sparirebbero. Uffici pubblici e privati con un livello di servizio mai visto, parcheggiatori in livrea, lavavetri solo in area di servizio, muratori e imbianchini senza magliette siglate dalle aziende di trasporto. Questa arriva dopo. Lavoratori agricoli impegnati tutto l'anno, ambulanti con regolare licenza. E ancora, città ripulite da loschi individui e soggetti socialmente inutili, ridotti i rischi alla persona e alle sue tasche. Ma poi, un giorno, potrebbe capitare che in un laboratorio cinese, russo, europeo, mentre stanno eseguendo esperimenti sul virus della stupidità, si provi un reagente a base di sildenafil e che una dose venga iniettata in un topino dal laboratorio per vederne l'effetto. Che messo in una gabbietta non perfettamente chiusa, riesca a scappare ed entrare in una fessura del muro fatta da altri roditori, che nel suo vagare infoiato per le fogne incontri diverse topine particolarmente attraenti e disponibili, che
che da ogni rapporto vengano alla luce dai 13 ai 14 esserini ignudi, sordi e ciechi, che dei serpenti mangino i topi, che dei rapaci mangino i serpenti, che dei felini mangino i rapaci, che i felini muoiano e vengono mangiati dai vermi e dagli insetti, che i vermi entrino nel terreno seminato a mais e grano, che gli insetti siano mangiati dai pesci e che nel grande ristorante, qual è il nostro pianeta, l'uomo mangia tutto, se ne cibi, dando vita alla peggiore delle pandemie. E allora, pensandoci, forse è meglio tenerci qualche problemuccio che cercare di guarire il mondo, perché il mondo si regolava da solo e meglio, senza l'aiuto dell'uomo. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo, qui su Radio Truman e la domenica, naturalmente, su Arte Bella Riva, canale YouTube e Facebook. Continuate a seguirci. Ciao amici di Arte Bella Riva e Truman TV, io sono Elena Vini e mi occupo di residenza d'artista. Stasera vi presenterò Christian Tempo. È nato a Milano e dal 2003 vive in Veneto. Lui ha esposto a Milano, Firenze, Roma, Indore India, Salisburgo. Nel 2021 ha in programma di esporre in Lituania, a Milano, a Pavia, a Colonia. Ha fondato il T-Club, che sarebbe una rivista che si occupa di fotografia, e inoltre è sempre alla ricerca di talenti, di fotografi creativi da poter farli esporre o poterli fare partecipare a dei concorsi o a dar loro spazio nella sua rivista. Che dire, a voi la visione, tutto il resto ve lo spiegherà lui nella sua residenza d'artista. Intanto vi auguro buona serata a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti in questo spazio video che Arte Bella Riva e Truman TV mi ha concesso per presentarmi e per condividere con voi la mia storia fotografica e quello che mi ha portato ad interessarmi a questa splendida passione che è la fotografia. Tutto nasce, come molti di voi credo, da quando ero piccolo. Io ricordo che quando ero in giro con i miei genitori, con i miei amici o con i miei familiari, molte immagini del mondo che io vedevo intorno a me mi rimanevano, le immortalavo con gli occhi, che sono la nostra prima macchina fotografica, quello che la natura ci ha concesso. E di questi ricordi me li portavo avanti anche, queste immagini le portavo avanti anche come ricordo nelle ore successive, quando ero a casa, io a volte mi giravano in testa le immagini appunto che avevo visto qualche ora prima e delle quali magari ne ero anche affascinato, di alcune situazioni che capitavano con le persone che giravano per strada o che io incrociavo, che incontravo. Poi con gli anni, ovvio, le cose sono cambiate, la visione del mondo è cambiata. È cambiata la visione, ma non è cambiato il modo di approcciare a questa visione. E quindi queste immagini tuttora mi rimangono impresse e soprattutto tendo ad immortalare con gli occhi quello che io vorrei vedere, quello che vorrei vedere nella fotografia, nel mio scatto. Io tengo a precisare una cosa, io non sono un fotografo professionista e meno male, cioè meno male perché andrei a distruggere tutte le regole della fotografia da professionisti e quindi questo non vorrei farlo perché considerarmi un fotografo professionista con quello che faccio è meglio di no. Però molti apprezzano i miei scatti. Sono creativo, sono istintivo, però non faccio fotografie da professionista. Però sono, ripeto, sono apprezzate, a molti piacciono, ne ho avuto il risultato da qualche anno a sta parte, quindi questa cosa mi rallegra perché vuol dire che quello che io vedo lo condivido con altri e queste persone apprezzano. Ho fatto qualche esposizione
esperienze molto interessanti, soprattutto quella in India, nella quale ho esposto all'Accademia di Belle Arti di Indore in India, grazie anche al direttore appunto dell'Accademia, e a Firenze, ne ho fatte alcune a Milano, a Roma ne ho fatta una. Però comunque sono tutte esperienze che mi hanno fatto crescere, soprattutto collaborazioni che mi hanno fatto crescere. Da qualche anno a sta parte poi anche ho sviluppato un altro mio interesse, che era quello che proviene sempre da quando ero piccolo, perché io andavo in edicola a comprare la rivista, a fotografare, e ricordo che uno dei miei sogni era quello un giorno di avere una mia rivista fotografica. Quello che adesso la digitalizzazione ci può concedere di fare tutto. E questa rivista è nata un anno fa, l'ho chiamata T-Club, però è ferma da febbraio, perché ho deciso di fermare, per non riempirla di banalità, per quello che ci stava succedendo, questo brutto momento storico dovuto alla pandemia. Quindi caricare una rivista e parlare di quello che succede e di tragedie, e mettendo immagini che magari potevano essere anche banali, visto il momento storico, ho preferito fermarmi. Ricomincerò a gennaio con questa rivista, ampliandola anche ad altre forme d'arte. Questo perché ho avuto una collaborazione, sto avendo una collaborazione con Arte Bella Riva, un'associazione artistica di Firenze, che mi ha incaricato come responsabile della sezione fotografia. Quindi ci sono tante idee, ci sono tante collaborazioni in calendario, e che renderemo pubbliche appena possibile, e sicuramente con l'anno nuovo incominceremo un nuovo anno e una nuova vita, mettendo tutto tra virgolette. A seguito vedrete qualche mio scatto, magari se è possibile allegherò anche un link dove andrete a vedere quella che è la mia fotografia e quello che io condivido con la mia Canon 600D, che ho acquistato qualche anno fa e che sicuramente non cambierò finché non deciderà lei stessa di terminare la sua vita fotografica. Non la cambierò, anche perché con lei condivido la fotografia delle arti e di quello degli stili che a me piacciono di più, che sono l'architettura, la scultura e la street. Tutto in modo molto naturale, faccio poco fotoritocco, luci naturali perché non utilizzo paraluce, quindi magari se siete interessati mi farebbe piacere condividere con voi questa mia visione del mondo tramite i miei scatti. Io vi ringrazio per avermi seguito, e ringrazio Arte Bella Riva e Truman TV. Vi aspetto presto e vi auguro una buona serata a tutti. Ciao, grazie molto. Ciao. Piaciuti, io vi saluto e vi aspetto il prossimo venerdì, sempre per l'appuntamento con l'arte. Vi rinnovo l'invito a mettere il like ai canali Facebook e l'iscrizione ai nostri canali YouTube. Vi dico stay tuned e vi mando un bacio al prossimo venerdì. Ciao!